Fratelli e sorelle, al termine di questa giornata che la Chiesa ci dona di celebrare nella gioia, nella luce, questa solennità dell'Epifania, vogliamo raccogliere tre suggestioni che la liturgia oggi ci consegna. Uno dei testi che la liturgia oggi utilizza per parlare dell'Epifania dice che è il giorno in cui il Figlio di Dio, eterno con il Padre, si è manifestato nella nostra natura umana. È la festa della manifestazione, lo abbiamo ascoltato. Ma che cosa vuol dire manifestazione? Provando a consultare il dizionario della lingua italiana, il termine manifestazione vuol dire una prova concreta, una prova visibile, una prova tangibile. Dio si fa incontrare da noi per renderci divini, si rende uomo, incontra la nostra umanità per divinizzarci. Questo è quello che abbiamo celebrato in questo tempo del Natale, in questa solennità che oggi la Chiesa ci fa celebrare. E allora la Epifania è festa di luce, è festa di unità, è festa di conversione. È festa di luce perché? Perché Cristo, come viene definito così da uno dei documenti del Concilio Vaticano II, Cristo è luce delle genti e illumina la Chiesa, che ha questo compito primario di portare la buona notizia, il Vangelo. E allora è festa di luce, è festa di comunione, è festa di novità. Ma ancora l'Epifania è festa di unità, dicevo. Perché? Perché in questa festa c'è l'immagine della Chiesa che raccoglie il popolo eletto e il popolo pagano, il popolo dei gentili, convocato dalla potente mediazione di Cristo, che è Salvatore del mondo. E allora potremmo dire è un invito anche per noi. Questa festa di oggi ci apre il cuore, ci fa uscire forse da quei recinti, da quelle barriere che ci siamo creati o che la vita ci ha creato. E allora è festa di unità, è festa di comunione, ma ancora è festa di conversione, perché questi magi, tornando a casa, imboccano una strada alternativa, una strada diversa, una strada nuova. Sant'Agostino, commentando questo brano del Vangelo, dice che il cambiamento della via è cambiamento della vita. Che il Signore ci aiuti in questo ultimo tratto del tempo del Natale a vivere nella luce, a vivere nella unità, a vivere nella conversione.